Giovanni Tommaso Trio, ancora alla fiera della media e piccola editoria di Roma, con la sua grande varietà di libri da affrontare. Il libro di oggi, ma è tante cose contemporaneamente, il libro di questo momento. Ma presento prima di tutto i nostri ospiti, c'è Alessandro Sermoneta, buongiorno, uno degli sceneggiatori del libro film che stiamo per presentare, Peppe Dell'Acqua che è alle spalle, diciamo, della storia adesso raccontata, Marco Turco che è il regista. Stiamo parlando di C'era una volta la città dei matti, un film di Marco Turco dal soggetto alla sceneggiatura con interventi di Fabrizio Gifuni e Vittoria Puccini. Questo è un volume con DVD, quindi con il DVD del film, pubblicato dall'edizione Alfabeta Verlag, verrà presentato tra poco qui alla fiera della media e piccola editoria. Ecco, Marco Turco, l'avete fatta grossa con questo volume che è abbastanza massiccio, ma soprattutto più cose contemporaneamente. Cominciamo da quella che forse è meno immediata, quindi non la malattia mentale, ma una sorta di corso di formazione per apprendisti registi. Qui c'è il soggetto, il trattamento, la sceneggiatura, le riflessioni degli attori. Come mai tutto questo? Ma perché abbiamo voluto proprio dare l'idea di come un lavoro del genere si sviluppi, le differenti fasi che sono tutte ugualmente importanti, no? E siccome abbiamo raccontato una storia che è durata 20 anni nella realtà, la storia di Franco Basaglia, la storia di Franco Basaglia e della sua rivoluzione, che non è solo la storia di Franco Basaglia, è la storia di tutti quelli che l'hanno fatta, a cominciare da lui, dai suoi assistenti psichiatri, agli infermieri, ai pazienti, eccetera. E quindi per raccontare tutto questo siamo partiti da qualcosa che era biblico, nel senso che il trattamento che abbiamo scritto era talmente vasto che se ne potevano fare 4 puntate. E allora abbiamo pensato che fosse importante pubblicare insieme alla sceneggiatura il trattamento, primo per avere in questa lettura la storia di quello che è accaduto in tutti quegli anni, non una sintesi, non, diciamo, anche oltre ad essere una sintesi è anche un punto di vista quello che poi è diventata la sceneggiatura. Invece il trattamento era proprio il romanzo di quella storia lì, e per cui ci tenevamo, insomma, a costo di appunto farne un libro che pesa, però appunto questa cosa ci interessava perché dava un senso a tutto il lavoro che abbiamo fatto per arrivare poi al film. Credo che pesi più di un senso questo volume, C'era una volta la città dei matti. Una storia che è la storia della legge 180, della legge Basaglia, del cambiamento, il tentativo, la scommessa di cambiare la realtà del manicomio, senza soluzioni consolanti, Alessandro Sermoneta. C'è un po' forse in Italia il pericolo della fiction, nel senso cattivo di questa parola, che non è di essere cattiva, il pericolo di una storia che si chiude con un eroe che trionfa sul nemico? Sì, diciamo che qui l'eroe muore, quindi la sua fine è quella reale. Franco Basaglia morì di un tumore al cervello, quasi una beffa del destino, in qualche modo ci ha tolto l'imbarazzo del lieto fine, perché ecco, l'eroe muore senza aver compiuto l'opera, e questo è molto chiaro anche dal film, in realtà. Nello stesso tempo il protagonista di questa storia non è Basaglia, questo per noi ci è sempre stato chiaro fin dall'inizio, cioè i protagonisti di questa storia sono tutti, sono i pazienti sul primo luogo, quindi Boris, Margherita, quelli che poi diventano i protagonisti principali, ma anche gli infermieri, i medici di Basaglia. È una storia corale, quindi in qualche modo un po' come nel trattamento della malattia mentale, abbiamo cercato di dare nel film l'idea che è una storia che non finisce mai e che non ha soluzione, né buona né cattiva, è una lotta e come tutte le lotte deve solo continuare. Dell'Acqua, il protagonista è anche Trieste. Sì, è sicuramente anche Trieste, anche Gorizia, perché questo racconto comincia proprio 50 anni fa, 1961 novembre, Basaglia entra nell'ospedale psichiatrico di Gorizia, è un giovane, giovanissimo psichiatra veneziano, è molto imbarazzato perché è stato mandato via in pratica dall'Università di Padova, mandato via per il suo essere eretico per letture e per cultura in qualche maniera, è stato promosso per essere rimosso. E dunque
è la storia sicuramente anche di Franco Basaglia, ma è la storia, come diceva Alessandro, è una storia italiana, è una storia di tanti di noi che a partire dagli anni 60 abbiamo potuto cominciare a pensare con uno sguardo critico, attento, ad ascoltare, in maniera che era impensabile fino a quel momento le cose che accadevano nella vita di chi vive e viveva allora l'esperienza del disturbo mentale. E credo che sia un po' questa poi anche la ragione di questo libro e di questa collana. Diciamo qualcosa sulla collana, perché si chiama 180 archivio critico della salute mentale. Si propone di fare cosa? Beh, si propone, questo è il secondo volume, siamo molto felici per questo, perché il primo è anche molto bello, Marco Cavallo, storia di teatro e di psichiatria, no? Di Giuliano Scabbia, e il cavallo sta girando per l'Italia in maniera veramente forsennata, ha consumato di zoccolo, bisogna fare di nuovo. Poi simbolo della rivoluzione. Della diciamo, libertà, è una storia che dovunque arriva si racconta da solo. No, l'archivio critico viene da riflessioni che facciamo e che stiamo facendo, persone che in quegli anni hanno lavorato, io di questo ho discusso molto con Peraldo Rovatti, che insieme a me è direttore di questa collana, con l'editore Aldo Mazza, Alfa Beta Ferlato di Merano. I luoghi dell'incontro sono l'isola della Dalmazia, dove ci vediamo d'estate. Ma qual è la ragione? La ragione di questo è riuscire a rimettere in gioco parole che stimolino uno sguardo critico, ancora una volta, una dialettica, contro i luoghi comuni, gli appiattimenti che sono avvenuti su questa storia straordinaria, dove da un momento all'altro abbiamo cominciato a parlare per frasi fatte. Questo è doloroso per chi vive, no, questa esperienza. Parlo delle frasi fatte, Basaglia è un grande utopista, ma insomma la rivoluzione è fallita, va tutto bene ma non ci sono le strutture, e però i pazzi sono sempre pericolosi, ci vorrebbe qualche luogo dove tenerli, e noi pensiamo che non è assolutamente così, non lo pensiamo, perché questa rivoluzione non è l'apertura del manicomio, questa rivoluzione è un capovolgimento, è una frattura nella scienza medico-psichiatrico, questo è il valore di Basaglia. In questo senso questa collana vorrà, a partire da qui, pubblicare contributi che... C'è già qualche titolo? Beh, il prossimo è La Franca Ombra, Salute e Malattia, che è un testo di Einaudi, appunto, con Giorgio Bignami, che ci ha lavorato. Sono temi che risultano assolutamente attuali oggi, nel senso che la crisi, no, del welfare, del sistema sanitario, rimette immediatamente in gioco queste cose. C'è sicuramente di prossima pubblicazione un bel testo sulla guarigione, perché anche questa è una questione attuale. Le persone con disturbo mentale oggi guariscono, sono fiere talvolta delle esperienze che hanno fatto e possono parlare, perché questa rivoluzione ha prodotto sicuramente una riduzione di stigma e una possibilità di restituzione di parole. Pensate appunto a quante narrazioni oggi ci sono di persone che vivono questo. Infatti i prossimi titoli di questo pezzo di collana, che è narrazione appunto, saranno narrazioni di persone che l'esperienza l'hanno vissuta e la raccontano. Sermoneta, l'esplorazione della malattia mentale è qualcosa che caratterizza il Novecento e il secolo che stiamo vivendo. Tra l'altro oggi abbiamo Don Giovanni dappertutto nella giornata di Fahrenheit, di Rai Radio 3, e evidentemente la carriera di un libertino in cui Don Giovanni finisce il manicomio, cosa che prima non accadeva. Raccontare la realtà manicomiale, cosa comporta, che tipo di immedesimazione, che tipo di sorprese anche? Intanto noi siamo la generazione post-Basaglia, anche se sia io che Marco, per motivi così di impegno politico, di frequentazioni, di amicizie, conoscevamo la vicenda. Quando abbiamo cominciato a leggere e poi quando Marco ha iniziato a entrare dentro gli ex manicomi e abbiamo cominciato a toccare con mano cosa significava, non siamo rimasti scioccati, credo. Il paragone è un po' come quello di quelli che sono entrati la prima volta in un campo di concentramento quando hanno aperto Auschwitz. Non credo che sia un paragone inadatto, inappropriato, perché è proprio così. La quantità, la qualità, la perversa finezza con cui degli esseri umani venivano
contenuti, azzittiti, torturati in certi casi, è una cosa che non, e non è una cosa durata 2 o 3 anni, è una cosa durata 2 secoli. Ecco, questa roba qui ci ha sconvolto, ci abbiamo chiesto una cosa che sanno tutti, non è vero. Quando poi abbiamo, il film è uscito, ma anche mentre lo scrivevamo, e raccontavamo agli amici, ai parenti, ai conoscenti, perché mentre scriviamo una cosa noi ossessioniamo tutti, vuol dire, ma vi piace? Non, nessuno sapeva cos'è, che ne so, gli mandavano in coma insulinico, per esempio, che si usava la malarioterapia, ovvero gli facevano pungere una zanzara anofele per fargli venire la terzana per 3 giorni e rimbambirli, una sorta di elettroshock. Cioè l'elettroshock era solo una delle, forse anche la meno peggio, la più italiana. La più italiana. Però insomma, ecco, è stato un viaggio, ma poi Marco meglio di me può dire quando, perché Marco ha fatto tirare fuori i camici, le sbarre, le anticontenzioni. Marco ha anche fatto un lavoro molto attento sulle immagini. Questo libro documenta l'attenzione con cui sono state ricostruite delle fotografie d'epoca, degli spazi, delle posizioni fisiche. Sì, noi abbiamo fatto un enorme lavoro di documentazione, tant'è che questo libro, il trattamento e la sceneggiatura, sono opere di finzione. In realtà non c'è niente di finto in tutto ciò, nel senso che fin dalla scrittura, proprio per questo timore anche che avevamo di raccontare la malattia mentale, soprattutto di metterla in scena poi, che è rischiosissimo, si cade facilmente nella caricatura, nella macchietta, no? Allora, la ricerca che abbiamo fatto fin dall'inizio è stata quella di lavorare su storie vere, quindi noi abbiamo intervistato tantissime persone che avevano vissuto quell'esperienza e che ci hanno raccontato le loro storie, e noi queste storie le abbiamo saccheggiate a piene mani e restituite prima nel trattamento e poi nella sceneggiatura e quindi nel film. Quindi tutte le storie che si leggono questa vicenda sono storie vere, non c'è niente di inventato. Noi abbiamo, diciamo, violentato queste storie intrecciandole, facendole diventare una storia da tante, però tutto quello che avviene è tutto quello che ci hanno raccontato le persone che l'hanno vissuto. Marco Turco qui con Alessandro Sermoneta e Peppe Dell'Acqua per parlare di C'era una volta la città dei matti. Pubblicato dall'edizione Alfabeta per l'Arte. Voglio ricordare, ci sarà anche Fabrizio Giffuni alle 19 alla Sala Smeraldo qui alla fiera della Media Piccola Editoria di Roma. Grazie per essere stati con voi. Voi. Grazie agli ascoltatori che hanno seguito anche oggi Fahrenheit, come vi abbiamo annunciato, finiamo un po' prima per lasciare spazio.